Dopo lo scoppiettante 4-3 interno contro il Sassuolo, primo esame esterno per mister Lorenzo Danna in casa di un Brescia affamato di punti. Altra palla dentro, ottima di Manfrin, Cisotti sbuca, Zerbo davanti a portiere, Zerbo in cross al sinistro e subito il gol del Chievo. 3 minuti e mezzo e arriva il gol dell'ex Palermo, gol numero 2 in campionato per lui, Zerbo. Diventa quasi un 3-4-3 quello del Chievo, perché Franchini in fase offensiva si allarga sulla destra andando a fare quasi la terza punta. Eccolo qua, sale anche Manfrin dalla parte opposta, il cross è molto interessante, Zerbo rischiando anche qualcosa, la difesa del Brescia, Manfrin fa tremare il palo con un sinistro terrificante di prima intenzione, la posizione defilatissima, 29esimo, Chievo vicinissimo al 2-0. Rimessa lunga di Gianni Manfrin che stavolta vuole il lungo linea, Zerbo a domestica per Cisotti nonostante le attenzioni sempre oltre il limite degli avversari. Gran palla dentro per Messetti che anticipa il portiere, Messetti la porta è vuota, vediamo se la tiene, pallonetto all'indietro, attenzione a Paruzza, il controllo non è granché e si spegne qui questa grande occasione per il Chievo. Si sovrappone Paderni, non riceve, un tow per Welbeck, cuore dell'area di rigore, Koulibaly vuole fermarlo, serie di finte ancora del Ganese, tocco basso Corradi, anticipa Provedel, la palla però è fuori. Prova a chiudere in crescendo il Brescia dopo una mezz'ora narcotizzante per i propri sostenitori. Ottimo invece lo scambio adesso sempre sulla sinistra, dentro per Corradi, la palla passa. Copre bene il secondo palo Provedel, adesso arriva anche qualche applauso dalla tribuna del San Filippo. Gianni Manfrin. Movimento di Zerbo che viene trattenuto, la palla è morbida per Franchini che sbuca dalle retrovie e il pallone che esce, schema molto ben preparato. Manfrin intanto si infila in mezzo a tutti, grande giocata di Manfrin, mamma mia, in mezzo a quattro sembrava Girardelli, in mezzo ai paletti, Stefano Gori si salva sul primo palo, cross adesso tagliato, Gori a vuoto, la palla resta lì e arriva il gol di Focchesato. Riccardo Focchesato timbra per la prima volta il cartellino da goleador in questo campionato primavera e soprattutto fa 2-0 per il Chievo, un 2-0 sacrosanto fin qui. Ed è proprio l'ex Palermo che sistema il pallone con gran cura, c'è anche Vincenzo Carrotta, vediamo chi dei due si occuperà della battuta. Manfrin va in area, parte Carrotta sul primo palo, Gori è bravo perché la tiene lì, Ragnoli. Il taglio dentro, la palla per Welbeck, attenzione a questo passaggio con Provedel che si supera, capisce tutto Provedel. Vediamo adesso che l'arbitro vuole far giocare ancora qualche istante. Gori deve disimpegnarsi sul pressing di un avversario, arriva adesso il fischio finale. 2-0 che legittima la superiorità di un Chievo che in trasferta non sa proprio fare il risultato diverso della vittoria. 4 trasferte e 4 vittorie, bottino pieno.